Il ministro ha preso degli impegni anche abbastanza seri, tipo sulla questione dei militari, ha condiviso quello che è, diciamo, l'impostazione della terza municipalità, ma anche quella del sindaco, che non servono nelle piazze, o non servono per fare sicurezza all'interno dei quartieri, e quindi, diciamo, ha promesso un potenziamento invece di quelle che sono le attività ordinarie delle forze dell'ordine, e questo mi sembra un punto a favore. Quello che ho chiesto poi in particolare al ministro è che ovviamente le politiche della sicurezza, ma su questo lui concordava, non possono, diciamo, essere staccate da quelle che sono le politiche dello sviluppo del territorio. Quindi ho invitato il governo, ho invitato il ministro, anche il ministro De Vincenti, la regione e il comune di Napoli ad un dibattito pubblico da fare tra un mese e mezzo all'interno del rione Sanità. Quello che chiedo alle istituzioni è che ognuno di parte propria una grande azione, una grande opera di riqualificazione urbana, sociale e territoriale, e quindi, diciamo, un impegno concreto non fatto solamente di incontri e di chiacchiere, ma soprattutto fatto di sostanza e di azione, e quindi anche di risorse Ma concrete quando del dici territorio. potenziamento attività ordinarie delle forze dell'ordine, significano più uomini alla sanità, insomma, Ah, oppure... guarda, diciamo, in questo io non faccio né il questore, né il prefetto, né il ministro. Sanno loro come devono intervenire, c'è un tavolo comunque aperto, c'è il nuovo prefetto, c'è il nuovo questore, discuteremo anche con loro di alcuni, diciamo, quartieri, strade, sensibili da questo punto di vista. Io ovviamente mi aspetto, diciamo, una presenza dello Stato in tutta la sua forza e in tutte le sue articolazioni, e continuo a dire, la sicurezza non si fa solamente con le forze dell'ordine, che servono ovviamente al territorio, ma si fa con gli investimenti strutturali all'interno dei quartieri, altrimenti, diciamo, rischiamo che si fa la stessa, magari, diciamo, gli interventi spot che sono stati fatti in passato ma che non hanno lasciato nulla al territorio. Inviteremo anche De Vincenti, abbiamo invitato il ministro Minniti a farsi portavoce, inviteremo il presidente della regione De Luca. Penso che lo Stato, quando io dico bisogna far vedere la presenza dello Stato, non è solo forze dell'ordine, ma quello sarebbe, diciamo, è in qualche modo il minimo. Ma gli ho chiesto a tutti quanti, ai vertici massimi di comune, regione e governo, di venire al quartiere Sanità, di discutere col quartiere di quelle che sono le priorità del quartiere. Vediamo, diciamo, penso che sia stato positivo l'incontro. La videosorveglianza è utile e il territorio l'ha chiesto. È un deterrente, però, non è la panacea a tutti i mali. Quello che abbiamo sottolineato al ministro è proprio questo: sta questo fenomeno delle baby gang, ma la dico così per banalizzare, è un fenomeno che va combattuto soprattutto con le armi sociali. Se oggi i ragazzini di 16, 17, 18 anni scelgono altre strade piuttosto che la scuola, bisogna, diciamo, iniziare, ad esempio, al rione Sanità, che è il rione con la più alta dispersione scolastica, a portare questi ragazzini materialmente a scuola. In questo caso non è buonismo, ma è avere una scelta. Se prima, diciamo, i clan criminali educavano i propri figli ad essere criminali, oggi non c'è più questo tipo, fatemi passare il termine, di cultura. Oggi non c'è scelta per i ragazzi di 16-17 anni in alcuni quartieri, in alcuni contesti. Noi dobbiamo dare una scelta ai ragazzi oggi, in una città che anzi ha già rialzato la testa e sta dimostrando che anche, ad esempio, sull'indotto di cultura e turismo, diciamo, può avere possibilità di crescita.